fanno i quattro consorzi del formaggio più importanti, dal gorgonzola alla mozzarella al parmigiano reggiano al pecorino romano, sono insieme qui a Napoli in una delle sale del castello. E anche il pastificio De Martino è presente con i suoi 100 anni di storia della pasta De Martino. Quindi abbiamo deciso quest'anno di abbinare alle grandi eccellenze enologiche quelle gastronomiche, un connubio perfetto in una location sicuramente di prestigio. Il consenso del pubblico ci dà grande fiducia e aspettative per il prossimo anno, oltre a quello ovviamente degli operatori che hanno riconfermato tutti gli spazi presenti all'interno di Vini Italia. Ager Campanus presenta per la prima volta Vini Italia alcune aziende. Siamo molto contenti di aver potuto raggruppare giovani aziende, giovani produttori per la prima volta qui. Quindi le nostre aziende sono Masseria Campito, sono Sclavia, De Lucia e Palermo Quality Selection di Nicola Trabucco. Sono Pina Seccareccia, curo il commerciale di De Lucia, viticoltore. Siamo un'azienda di Guardia Sanframondi, abbiamo quattro tipologie di vino che sono appunto del Beneventano, Greco, Fiano, Falanghina e Aglianico. La nostra maggiore produzione però è Falanghina e siamo storici del territorio, di generazione in generazione si rinnova questa tradizione. Noi siamo la società agricola Sclavia, la nostra azienda si trova nell'Alto Casertano, siamo a 550 metri di altezza, siamo un'azienda giovane, sono 10 anni che abbiamo iniziato questo percorso e produciamo tre vini. Il Pallagrello Bianco, il Pallagrello Nero e il Casavecchia. Sono vitigni autoctoni che hanno le loro origini, sono antichissime. Sono Claudia Di Martino di Masseria Campito, è un'azienda tutta al femminile. Ci stiamo dedicando alla coltivazione dell'Asprenio, un vitigno autoctono della provincia di Caserta. È un vitigno molto antico, abbiamo conservato un'alberata maritata a pioppo come ricordo, però ci siamo aperti al mercato, modernizzando l'impianto e utilizzando il goyot. L'azienda è Gricignano d'Aversa e appunto stiamo cercando di riscoprire questo vitigno, l'Asprenio d'Aversa, che appunto è una vitigna autoctona della zona. La Quality Wine Selection rappresenta oggi un gruppo di produttori di circa 10-12 aziende disseminate tutto intorno al Monte Massico. Sono produttori di Falerno del Massico, sia bianco che rosso, sia su base aglianico che su base primitivo. La caratteristica di questo gruppo è quella di avere avuto la lungimiranza e l'opportunità di produrre sulle differenti altimetrie che sono in montagna, un po' come facevano gli antichi romani, che producevano tre tipologie di Falerno, il Falernum, il Faustianum e il Caucinum. Sono Cristina Nonino e con le Antonella ed Elisabetta, le mie sorelle, rappresento la quinta generazione di distillatori nella mia famiglia. La storia della famiglia Nonino è bellissima perché è una storia fatta di impegno, passione, ricerca, determinazione, anche fatica, ma soprattutto un grandissimo amore per un distillato straordinario, la grappa. Se oggi è assolutamente normale poter chiedere la grappa Moscato, la grappa Merlot, la grappa Marone, ebbene è giusto sapere che è possibile perché 40 anni fa, il 1 dicembre 1973, i miei genitori, Benito e Giannola Nonino, ebbero un'idea straordinaria che avrebbe rivoluzionato il mondo della distillazione. Distillando singolarmente le vinacce di un solo vitigno, il Piccolit, che è l'uva più prestigiosa e più rara della nostra terra, realizzarono primi al mondo la grappa monovitigno Nonino Piccolit. Livia Bertagnolli, contitolare della distilleria Bertagnolli di Mezzocorona, Trentino. È un'azienda storica nata nel 1870, fondata da una donna, Giulia de Kreuzenberg. Quindi sempre una dinastia dove le signore hanno sempre avuto la loro parte. Quindi sono di quarta generazione, arriverà tra breve la quinta.
e con l'orgoglio di una produzione legata al nostro territorio che è il Trentino, dove grandi vini e quindi di conseguenza grandi grappe. A Vitigno Italia abbiamo l'orgoglio di portare i nostri prodotti perché nel mercato napoletano l'affezione e il riconoscimento di questi prodotti è sempre stato vivo. Vitigno Italia è una bellissima rassegna che vede impegnate tutte le aziende di un certo tipo, tra le quali appunto anche le grappe, non ultima la Bertagnolli che ieri appunto ha preso anche in questo contesto una medaglia d'oro per i suoi prodotti. Paolo Dragani, responsabile commerciale Citravini. Citra è un consorzio che riunisce 9 cantine associate nella provincia di Chieti. Già dal nome Citra è che è un avverbio latino che identificava l'Abruzzo citeriore. Già da qui si capisce il forte legame con il territorio. Le nostre cantine sono dislocate a nord, a sud della provincia di Chieti, quindi un'estensione di 90 km sulla costa fino ad arrivare alle pendici della Maiella per 40 km. L'azienda si chiama Cantine Federiciane Monteleone, sita in Marano di Napoli, l'ingresso praticamente dei Campi Flegrei. Produce 5 tipologie di vino, di cui diciamo quella che ci interessa maggiormente in questo momento è rappresentata dallo spumante, che è il prodotto praticamente di riferimento dell'azienda e che ha avuto anche molto successo nel salone precedente e anche quello attualmente qui a Vitigno Italia. Allora siamo qui nell'enoteca regionale della Regione Campania Vigna Felix. L'assessorato all'agricoltura della Regione Campania ha seguito questa manifestazione Vitigno Italia fin dal suo nascere. La Vitigno è al 9° anno, da 5 anni siamo qui al Castel dell'Ovo al centro di Napoli. La Regione e l'assessorato all'agricoltura è qui presente con l'enoteca regionale. Quest'anno sono presenti circa 70 case, quindi 70 aziende vitivinicole hanno mandato i loro vini per l'enoteca regionale. Arcipelago Muratori è una realtà che consiste in 4 tenute in Italia. La mia famiglia è Franciacortina, noi siamo in Franciacorta, dove produciamo solo ed esclusivamente Franciacorta. Poi siamo in Toscana e in Val di Cornia, su Vereto, dove produciamo dei vini rossi. E poi siamo in Campania con 2 realtà, una a Benevento e una sull'isola di Ischia. Casa Setaro è un'azienda, lo dice già il nome, è un'azienda familiare appunto, che è nata e si sta sviluppando alle pendici del Monte Vesuvio, del vulcano Vesuvio. E la nostra idea, il nostro maggior obiettivo è quello di appunto di valorizzare al massimo il terreno, il terroir del Vesuvio, un areale unico al mondo. Sono Sergio Iavarone, la nuova leva dell'azienda vitivinicola a casa. Noi siamo ad Avellino e siamo una giovane cantina che produce vini tipici dell'Irpinia e del Sannio. Abbiamo dei vigneti molto particolari, il più importante è la vigna di Noè, che è un vigneto prepillossera del 1830, dove produciamo il nostro Taurasi vigna di Noè. Facciamo poche bottiglie nella nostra cantina, ma proviamo a farle bene.